Arcangelo oggi, parlare di Sangiovese è parlare quasi di una istituzione cittadina. Perché? Perché c'è innanzitutto il coinvolgimento di un sacco di persone che ci lavorano, il mantenimento delle tradizioni, la capacità di sviluppare anche a seconda quella che è la modernità. Quindi essere sempre al passo con i tempi, senza perdere di vista quello che è la tradizione e il luogo in cui ci si trova. Racconta che sviluppa anche la realtà da un punto di vista proprio con le foto, si entra nel locale. Queste sale che compongono la Sangiovese sono veramente magiche, ognuna ha un racconto, uno può tornare alla Sangiovese semplicemente perché vuole stare in posti diversi. A questo aggiungete il fatto che abbiamo anche una tenuta che produce quello che state per mangiare, tra l'altro, quindi avete i salumi, avete anche il vino che viene prodotto, quindi il tanto decantato chilometro zero lì è una realtà che si è assodata fin da subito. Nuove generazioni che mettono il loro, e quindi d'estate l'apertura del wine bar all'interno della parte della tenuta. Quindi credo sia veramente interessante. Ora, chiaramente, poi dopo ce lo racconta Giorgio, ora intanto direi il gran saluto iniziale, avete le piadine che hanno fatto, quindi c'è tutto quello che ci vuole per entrare nell'atmosfera. E dico sempre, quando si siede a tavola uno ha fame, no? Quindi le chiacchiere si interrompono, si comincia a mangiare un po' e poi dopo si va avanti, anche perché magari ci sono delle curiosità, questi cappelletti in brodo, la parte, il confronto, mangerete delle polpette di lesso e la trippa, che sappiamo che sono anche i piatti nostri, vediamo l'interpretazione, vedremo i fegatelli che sono un piatto classico di Burde, invece interpretato alla loro maniera. Quindi è un bel viaggio, un bel percorso che si unisce proprio qui in mezzo agli altri. Credo sia anche, cioè, quando si dice che il mangiare non è solo un nutrimento, che il mangiare non è solamente un aspetto fisico, ma che ha molto di culturale. Semplicemente un riferimento fra tutti, Torino Guerra, che insomma di casa, quello che ha ispirato una serie di vetrate, cioè quello che ha fatto i bozzetti per cose che poi uno ritrova. Beh, insomma, è un paese incredibile da questo punto di vista. Vorrei ricordarvi, a Sant'Arcangelo c'è il Festival del Teatro, quindi cioè, è una città che è molto viva dal punto di vista culturale. E probabilmente non poteva essere lì che la Sangiovese doveva nascere. Tanto grazie. Per chiudere, una parola a Massimiliano. Ah, scusami, vorrei che tu dicessi una parola sul prosciutto. Che stai tagliando a mano, giustamente. Prosciutto di tenuta 10-11.